Oliviero Bea è giornalista, scrittore e autore di testi teatrali. Ha seguito molte inchieste sul mondo dello sport, ultima delle quali Calciopoli. Sono dati di cronaca che però non possono essere circoscritti alla cronaca, visto che il calcio non può essere circoscritto alla passione o al tifo per il calcio, ma è un grande affare, ha tanti risvolti politici, tanti risvolti sociali, e quindi per gli scandali o comunque la cronaca giudiziaria connessa al calcio va usato lo stesso metro, va considerato come una cosa importante di questo paese. Il giornalismo non si è affossato un po' troppo sul calcio, magari lasciando perdere altri sport che comunque anche in altri paesi sono molto più seguiti da parte del giornalismo? Ecco, meno male, perché per come viene fatto il giornalismo in questo paese, che gli altri sport sono stati lasciati in pace, se no sarebbero stati rovinati anche loro. Secondo lei perché è stato rovinato il calcio dal giornalismo? Dunque, che il calcio, intanto dobbiamo metterci d'accordo sul calcio, se è rovinato o no. Se sì, come credo io, da 30 anni ed è andato sempre peggio, ci sono grandi responsabilità politiche, grandi responsabilità della classe dirigente, del business, e quindi grande responsabilità di una stampa che è dipendente. Lei pensa che i miei colleghi siano giornalisti? La maggior parte sono camerieri. Bright light.